Ciao, oggi vi parlo di un titolo adatto veramente a tutti, ma che per gli amanti dei cani diventa quasi un must have. Vi parlo di questo Dog Park, gioco di Lottie e Jake Hazel per 1-4 giocatori, una durata di circa 60 minuti a partita ed edito da Little Rocket Games. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Recensioni minute. Una volta letta insieme la carta meteo e preparato il percorso attraverso il mazzo posizione, siamo pronti ad iniziare un round che si articola sempre in quattro fasi. La fase 1 è quella di reclutamento. Ciascun giocatore, a partire dal primo in senso orario, piazzerà il proprio dog walker di fronte a uno dei cani che preferisce. Dopodiché sceglie sul proprio disco delle offerte un valore segreto e piazzerà il disco coperto di fronte a sé. Si scoprono quindi le offerte dei giocatori, che saranno pagate facendo arretrare il proprio segnalino di punti prestigio. Nel caso di più offerte sullo stesso cane, vince il valore più alto fra quelli presenti. Nel caso il valore sia il medesimo, semplicemente chi ha piazzato per primo il dog walker potrà prendere il cane. Chi non ha potuto accedere a un cane in questo modo dovrà pagare semplicemente un punto prestigio e prendere uno dei cani rimanenti. Si ripete questa operazione due volte in modo tale che ciascun giocatore abbia due cani nuovi nella propria pensione. La fase 2 è quella della selezione. Ciascun giocatore può selezionare fino a 3 cani dalla propria pensione da portare al guinzaglio. Per portare al guinzaglio un cane è necessario pagare alla riserva le risorse che sono riportate direttamente sulla carta cane prescelta. Ogni cane che riesce ad andare in passeggiata guadagna istantaneamente il proprio segnalino guinzaglio. Inizia la fase 3 della passeggiata. Ciascun giocatore in ordine di turno fa fare da 1 a 4 passi al proprio dog walker, sempre in avanti, lungo uno di questi due percorsi. Una volta che decide di fermarsi, potrà raccogliere il bonus che è riportato in quel caso, in questo mio caso un giochino. Il secondo giocatore, ad esempio, fa 4 passi e può raccogliere quindi uno di questi biscottini. Nel caso un giocatore si voglia fermare in uno spazio dove c'è già un altro dog walker, potrà raccogliere il bonus solo se paga un punto reputazione. I bonus riportati potranno dare punti reputazione, nuovi oggetti oppure delle azioni speciali come ad esempio scambiare cani dalla propria pensione con quelli in tavola, guardarne di nuovi, eccetera. Nel momento in cui un primo giocatore esce da questo percorso guadagna istantaneamente 3 punti reputazione, il secondo giocatore ne guadagnerà 2 e così via fino all'ultimo che invece ne perderà 1. Nel frattempo, durante la passeggiata, alcuni cani potrebbero attivare abilità speciali, come ad esempio questo Bearded Collie potrebbe guadagnare una pallina ogni volta che ottiene un rametto. Nella fase 4 si rientra. Ogni giocatore guadagnerà 2 punti reputazione per ciascun cane al guinzaglio e perderà 1 punto reputazione per ciascun cane senza guinzaglio. Si gira quindi a faccia in giù la carta meteo, ci si prepara per un nuovo round, si gira una nuova carta posizione che ci darà le posizioni dei nuovi bonus sul nostro percorso e si gioca un intero round. Si giocherà un totale di 4 round, al termine dei quali si calcolano i punti finali. Si sommano quindi ai punti reputazione ottenuti fino a quel momento i punti di abilità dei cani che si attivano a fine partita. Si danno poi i punti riportati qua a fianco a seconda di chi ha la maggioranza delle tipologie dei cani che sono messe qua casualmente a inizio partita. Si sommano i punti dati dalla carta obiettivo che è rimasta segreta sin dall'inizio partita e qualche punto per eventuali risorse avanzate. Se ne fa la somma e neanche da dire che al punteggio più alto è il vincitore. Se le cose da ricordare vi sembrano tante, in realtà vi dico che la struttura a fasi del round vi aiuterà tantissimo nella gestione della partita, ma anche il come è fatto il tabellone, dove sono posizionate le cose e soprattutto l'ambientazione del gioco vi aiuterà ulteriormente. Ricordatevi in sostanza che dovete prelevare cani da mettere all'interno della vostra pensione, ogni cane avrà delle sue preferenze in termini di giocattolini e una volta recuperati i giocattolini corretti potrete portarli a fare una passeggiata. Tutto qua. La cosa che rende sicuramente interessante il gioco è che in ogni fase e in ogni zona del tabellone c'è dell'interazione fra i giocatori, interazione però che risulta in qualche modo indiretta o comunque non particolarmente fastidiosa, giusto il tempo di sentire che c'è l'avversario che potrebbe aver dato fastidio, ma niente che vi vada a scombinare i piani. Tanto per fare qualche esempio, all'inizio c'è un'asta e magari volete prendere un determinato cane per avere la maggioranza a fine partita. Un altro giocatore offre di più, quindi sì, effettivamente vi ha soffiato quel cane, ma potete ripiegare su altri cani che hanno abilità speciali magari fra di loro, oppure che si attivano durante la passeggiata e vi danno dei bonus in più in altri momenti della partita, quindi comunque il rimpiazzo è comunque interessante. E anche in termini di passeggiata, è vero che se volete quel bonus dovete pagare un punto prestigio, ma potreste anche decidere di non ottenere quel bonus o spostarvi su un'altra casella. Diciamo che se incastrate bene le cose, valutate bene, al limite portate a spasso un cane in un round successivo rispetto a quello in cui state giocando, insomma niente che possa farvi dire mannaggia, ho perso la partita per quella mossa lì. Insomma sì, c'è interazione, sì, dovete fare attenzione, c'è questa pressione nell'arrivare in fondo per primi, ma niente che vi faccia davvero venire la tachicardia.
Altra cosa che mette in pressione, ma che potete valutare il livello di pressione per la vostra partita, è il perdere punti a fine del round. Avete visto che se il cane non lo portate a passeggio, quindi non ha il guinzaglio, vi toglierà un punto vittoria, quindi anziché guadagnarne due ne perdete uno, quindi una differenza di 3 punti. Anche questa può essere valutata in termini di punti effettivi, cioè se lo state prendendo per dire al penultimo round, questa cosa succede solo 2 volte. Se quel cane riesce a fruttarvi più punti vittoria di quanti ne state perdendo, allora è comunque un affare. Nella mia esperienza ho giocato un paio di partite in cui dei cani davvero non avevo interesse a metterli nel guinzaglio, mi servivano per prendere delle maggioranze o per attivare i loro effetti speciali. Quindi, sì, è vero, ci ho perso dei punti, ma avrei faticato molto di più a prendere esattamente le risorse che volevano quei cani per andare a passeggio. Ero molto bravo, ad esempio, nelle palline da tennis, non avevo modo di prendere ramette in maniera efficiente, quindi niente, quel cane l'ho portato a passeggio, ma comunque mi ha portato a casa la vittoria. Chiaramente poi per essere un gioco adatto a tutti ha studiato anche i materiali in maniera molto accattivante, a partire da questi portarisorse a forma di osso da tenere proprio sul tavolo, oppure tutte queste carte cane sono tutte diverse fra di loro e ciascuna riporta in maniera realistica rappresentato il cane che è indicato sopra, quindi tutte le razze di cani sono state rappresentate nella maniera più realistica possibile, quindi se siete amanti o conoscitori dei cani assolutamente questo è un valore aggiunto. In sostanza vi invito sicuramente a una prova di questo Dog Park. La rigiocabilità è molto alta, a seconda di come si piazzano queste carte cane valgono di più o meno alcuni cani, ma che potrebbero non uscire perché il mazzo è molto ampio e ne vedrete poco all'interno della partita, quindi anche qua c'è una sorta di azzardo, comunque cercare di fare il meglio con quello che vedete. C'è poi la possibilità di avere percorsi diversi a seconda delle carte che escono, particolari eventi che possono facilitare o peggiorare alcune fasi del round in corso. In sostanza, ogni partita ha comunque la sensazione di essere simile alle altre, quindi potete diventare più bravi, ma allo stesso tempo vi riserva comunque qualche piccola sorpresa. Con questo quindi non mi resta che salutarvi con un ciao e alla prossima! Bene, grazie per essere arrivati fino a qua. Personalmente ho apprezzato il fatto che ci fosse il tema cani perché spesso si utilizzano i gattini all'interno dei giochi, ma sono più un tipo da cane che non un tipo da gatto, nonostante non abbia animali domestici in casa. Fatemi quindi sapere se anche per voi è così. Lasciatemi pure i vostri commenti qua sotto, non dimenticate di lasciarmi pollice su e pollice giù e che qua in descrizione trovate anche il modo per iscrivervi a tutti i miei canali social, soprattutto Telegram così rimanete aggiornati su tutto e Instagram perché passa sempre qualcosa che non passa qua da YouTube. E poi non dimenticate che potete sostenere attivamente il progetto Recensioni Minute utilizzando i link qua sotto, a voi non costerà nulla di più. Ciao ne!